Bentornati, carissimi, qui sul canale del Dottor Sadrei. Nel video di oggi daremo uno sguardo alla vita di un pensatore che fu sicuramente misantropo, misogino e anche piuttosto arrogante, ma aveva anche dei difetti. Stiamo parlando del primo dei grandi anti-hegeliani storici, ovvero Arthur Schopenhauer, che tra l'altro vince anche a mani basse il premio per il miglior taglio di capelli tra i filosofi. Schopenhauer nasce a Danzica nel 1788 da un ricco borghese e da una scrittrice, che è già una cosa abbastanza peculiare per il XVIII secolo. A seguito del suicidio paterno, e questo è un tema, quello del suicidio, su cui Schopenhauer tornerà nel corso della sua produzione, il filosofo si sposta a Weimar insieme alla madre, dove ebbe addirittura l'opportunità di incontrare Goethe. La direzione della vita di Schopenhauer è già piuttosto incerta in gioventù. Prima del suicidio del padre aveva infatti cominciato a lavorare presso una compagnia commerciale olandese. In seguito al suicidio invece si iscrisse all'università di medicina mentre coltivava la grande passione per i classici latini e greci e in seguito si abbandonò a questa passione iscrivendosi all'università di filosofia di Berlino. Qui ebbe la possibilità di frequentare le lezioni tenute da Schleiermacher e da Fichte, i quali però non lo convincono e anzi lo allontanano definitivamente da quel mondo che era l'idealismo, considerato da Arthur, troppo positivo, troppo ottimista. Riuscirà poi a laurearsi nel 1813 a Jena con una tesi intitolata «Sulla quadruplice origine del principio di ragione sufficiente». Mentre Goethe, ormai famosissimo e celebre in seguito alla pubblicazione del Faust, lo introduce a Friedrich Meyer. E questo è un incontro che ad Arthur cambierà sia la vita che la filosofia. Questo incontro lo porterà infatti, come sostiene lo stesso filosofo, ad una lievitazione del pensiero. Sarà proprio Meyer infatti a introdurlo alla filosofia orientale e alle religioni buddista e induista. Non a caso, la sua opera più famosa e importante, Il mondo come volontà e rappresentazione, viene stesa e pubblicata proprio negli anni successivi, per poi essere per l'appunto data alle stampe nel 1818. E il testo è un insuccesso colossale, che le sue opere per la maggior parte verranno addirittura buttate al macero. La filosofia di Schopenhauer non ha quindi successo di pubblico e il povero Arthur cerca di ricostruirsi o di costruirsi una carriera, quantomeno nel mondo accademico. Ma purtroppo, va detto, Schopenhauer fu una grande, anzi, una grandissima testa di c***o. Va detto, signori, va detto. Metterò il beep, ma va detto. Infatti, durante il colloquio con la commissione dell'Università Berlinese, quindi con coloro che avrebbero dovuto decidere se ammetterlo o meno, se assumerlo o meno all'interno dell'università, Schopenhauer riesce a litigare con Hegel, che non era solo la più grande rockstar filosofica del periodo, ma anche, ovviamente, un parere piuttosto importante all'interno della commissione stessa. Quindi complimenti ad Arthur per la strategia. Nonostante questo, probabilmente grazie alle raccomandazioni di Goethe, riuscirà comunque ad ottenere una cattedra libera a Berlino. Ma ad Arthur non basta. E infatti, cosa ti fa l'Arturone nazionale? Piazza le sue lezioni esattamente negli stessi orari di quelle di Hegel. E lo fa apposta quasi a sfidare il guru di una filosofia, l'idealismo, che lui non apprezza né stima. E men che meno apprezzava e stimava Hegel, direi, come abbiamo visto dal colloquio. Schopenhauer quindi cerca di proporsi come l'alternativa al pensiero hegeliano, che come abbiamo detto in quel periodo domina l'Europa. E indovinate un po', alle lezioni di Schopenhauer non va nessuno. Nessuno! Tutti da Hegel, Schopenhauer le mette nello stesso orario? Benissimo, ti trovi da solo. Questa è un po' la risposta del popolo accademico e studentesco dell'epoca. Povero Arthur. E l'insuccesso è tale che Arthur decide, alla fine sconfitto dal grande nemico Hegel, di lasciare l'insegnamento e di ricominciare a viaggiare. Aveva già infatti precedentemente fatto il lungo tour italiano tipico dei pensatori tedeschi di epoca post-romantica, partendo quindi da Venezia e arrivando a Napoli. Mentre in questo secondo lungo viaggio visita prima la Svizzera, ripassa dall'Italia e infine fa un lungo tour della sua Germania, finché non rientrerà infine a Berlino nel 1825. E qui ritenterà la via accademica. Ma oltre alle pessime prestazioni
quantomeno a livello di numeri, come abbiamo visto, perché rimanevano sempre le medesime problematiche, nel 1831 si abbatte sulla attuale capitale della Germania una forte epidemia di colera, quella che si porterà via il povero Hegel, e Schopenhauer decide di abbandonare la città, ritirandosi quindi a Francoforte, dove spenderà praticamente tutto il tempo da qui fino alla fine dei suoi giorni. Tra l'altro non si sa se Schopenhauer abbia esultato alla morte di Hegel, però possiamo immaginare che sicuramente troppo di cattivo umore, conoscendo il personaggio e conoscendo il rapporto tra i due, non potesse essere. Per 19 anni, dal 31 al 50, Schopenhauer fondamentalmente revisiona i suoi testi, scrive anche dei testi, ma lavora principalmente alla sua opera principale, Il Mondo, che nonostante fosse considerata da lui il fulcro della sua filosofia, non era apprezzata, come abbiamo visto, né dal pubblico né dalla stragrande maggioranza dell'elite intellettuale dell'epoca. Però l'abbiamo detto, Schopenhauer è una testa di c***o e quindi non si fa influenzare facilmente da quelle opinioni babbane e idealiste che lo attorniavano, e anzi rimane sul suo sentiero, rimane della sua opinione. La sua opera è buona e dunque merita di essere rilavorata e letta, assolutamente. Se il suo mondo non lo capirà, sarà colpa del mondo, non certo sua. Questo è Schopenhauer, in sostanza. E il mondo si intende dire il mondo che lo circonda e non la sua opera, perché è vero che col titolo si rischia di confondersi. E la sua convinzione è tale che lui continua a pubblicare durante tutti questi 19 anni, sempre senza successo. Va detto che dalla sua c'ha la fortuna del padre che gli era stata lasciata nel momento della sua dipartita. Però comunque bisogna sottolineare anche il fatto che Schopenhauer continuasse a crederci, continuava a scrivere, a rimaneggiare le sue opere e a pubblicarle, pur non vendendo praticamente niente. Questo fino al 1851, perché in quest'anno avviene un mezzo miracolo. In quell'anno infatti pubblica i Parerga e i Paralipomena, che significa letteralmente le cose aggiunte e le cose tralasciate. In sostanza si tratta di appendici, di opere relative alle sue opere precedenti, quindi di aggiunte, come abbiamo detto, e di specializzazioni, specificazioni rispetto alle opere che già aveva pubblicato, ovviamente con particolare riferimento al mondo e alla sua tesi di laurea sulla quadruplice origine del principio di ragion sufficiente. E sarà questo testo, contro qualsiasi tipo di previsione, anche dello stesso Schopenhauer, a portarlo al successo. E sarà infatti la pubblicazione dei Parerga e Paralipomena a portare al successo di vendita anche la seconda edizione del Mondo, che però era già stato pubblicato in questa seconda edizione nei 19 anni precedenti, durante i quali fondamentalmente non se l'era filato nessuno, ma nel momento in cui i Parerga e Paralipomena, un'opera di contorno, ebbero quel grande successo, anche le opere principali, quelle a cui i Parerga fanno riferimento, ebbero un enorme successo di risposta, che in sostanza è un po' come se Tolkien fosse diventato famoso non per Il Signore degli Anelli o per Lo Hobbit, ma per Il Silmarillion. A seguito di questo successo clamoroso delle sue opere, anche lo stesso Schopenhauer si lascia un po' andare. Ammorbidisce la sua misantropia che l'aveva spinto a vivere in completa solitudine negli anni precedenti, gli anni precedenti il 1851, e addirittura accoglie degli allievi. Schopenhauer fu però abilissimo nel non montarsi la testa per colpa del successo, tanto che i suoi allievi li chiamerà gli apostoli. Vabbè, è anche comprensibile un po' il perdere la testa per il successo dopo tanti anni di clamorosi insuccessi. Diamo almeno questo al povero Schopenhauer. La sua ascesa alla fama però durerà poco, perché purtroppo nel 1860, l'anno dopo la terza edizione del Mondo, che quindi nel frattempo è andato sold out, Schopenhauer ci lascerà. Nel 1860 Schopenhauer muore per colpa di una forte polmonite. E qui termina la storia di Arthur Schopenhauer, un grandissimo filosofo che noi oggi conosciamo principalmente per Il Mondo, non certo per Il Mondo come volontà e rappresentazione, non certo per i Parerga e Paralipomena, che invece vengono letti come letteratura secondaria, quali dovevano essere anche nelle intenzioni di Arthur, ma che saranno invece l'opera che incredibilmente lo porterà al successo. Ora, tutto il video di oggi si basa solo sulla vita di Schopenhauer e non sull'analisi delle sue opere e della sua filosofia, che è una cosa che non abbiamo mai fatto su questo canale. Però ci tenevo a farlo perché la vita di Schopenhauer è un qualcosa di particolare. Ora, abbiamo detto che Schopenhauer non era certo il migliore tra gli esseri umani, che ebbe forti problemi nel rapporto con le donne, che nonostante questo ebbe in grande abbondanza, e con l'umanità in genere. Non era un grande simpaticone, come si può anche evincere
dai suoi testi. In realtà l'ironia è molto presente, però è figlia di un'arroganza che gli permette di essere fortemente ironico e che oggi, se certi testi venissero letti da certe teste, probabilmente vedrebbero le sue statue cadere sotto i colpi della cancel culture che ci circonda. Però Schopenhauer è un grandissimo pensatore. Il mondo è un'opera eccezionale, lo vedremo nel prossimo video su Schopenhauer, ma quello su cui volevo puntare l'attenzione oggi è l'atteggiamento di Schopenhauer nei confronti degli insuccessi. Oggi viviamo in un'epoca in cui il numero è tutto. Quello che riesce a raggiungere un grande quantitativo di gente, come possono essere ad esempio proprio i video, non solo di divulgazione, ma i video in generale, le persone si basano sui numeri che riescono a fare. Il successo di una persona è determinata non nemmeno dai soldi e da quanto qualcuno riesce a guadagnare, ma dai numeri che quella persona crea. Schopenhauer fu uno che di numeri non creò nulla per tutta la sua vita fino agli ultimi 9 anni della sua vita, dove con un incredibile colpo di fortuna riuscì a sfondare e ad avere quei numeri a cui aveva sempre ambito. E l'esempio di Schopenhauer vorrei tenerlo utile, vorrei tenerlo come immagine per me e per tutti, come esempio di riferimento, nel momento in cui noi ci facciamo così tanto condizionare dai numeri. Certo, Schopenhauer era arrogante e misantropo, e non tutti fortunatamente siamo arroganti e misantropi. Però al contempo è la rappresentazione per cui il filosofo non deve vivere per la fama nella sua epoca, in realtà nemmeno per la fama in futuro, ma deve vivere e deve essere in grado di vivere per la propria produzione, per le proprie idee, per la propria filosofia. E anche se il mondo, che in quel momento non era assolutamente pronto ad accettare il mondo, cioè l'opera di Schopenhauer, non lo aveva accettato, Schopenhauer continuò a pubblicare, continuò a lavorare sulle sue opere perché in quelle opere ci credeva. E nel momento in cui c'è una forte convinzione, c'è un forte credo dietro la propria attività, è in quel momento che un filosofo può diventare tale, che un filosofo può continuare a spingere verso le proprie convinzioni. E credo di poter dire che non vale solo per la filosofia, questo vale per tutto. Tutti noi oggi conosciamo il nome, quantomeno, di Schopenhauer. Sappiamo chi è, ma se in quei 19 anni Schopenhauer fosse morto o avesse smesso di scrivere e di pubblicare e non avesse mai costruito la sua opera Parerga e Paralipomena, che ad oggi è estremamente meno studiata del mondo, probabilmente nessuno di noi, se non forse un qualche filosofo ricercatore, che lavora solo sulla filosofia tedesca e che quindi va a prendere una filosofia ipersecondaria, qual era il mondo prima del 1851, ecco, non lo conosceremmo, non lo conoscerebbe nessuno, Schopenhauer. Ma solo grazie alla sua testardaggine e al fatto di continuare a credere nella bontà delle sue idee, riuscì a sfondare. E come si riesce a sfondare è un oggetto di grande mistero, perché la vita, come dice lo stesso Woody Allen, certo è determinata da quanto siamo bravi, ma principalmente da quanto siamo fortunati. E pur molto sfortunato nei primi anni della sua vita, alla fine Schopenhauer riuscì a crederci abbastanza, a rimanere vivo abbastanza e a tenere botta abbastanza da raggiungere quella fortuna che lo aspettava dietro l'angolo. Dottori, carissimi, il video termina qui, io come al solito vi auguro una buona giornata, vi ricordo come sempre che c'è un corso di estetica e di storia dell'estetica su Docety che trovate in descrizione. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, scrivete un commento, lasciatemi le vostre idee riguardo a Schopenhauer e alle vostre prestazioni personali, se avete mai smesso di credere in quello che pensavate fosse la parte importante della vostra vita, se la fortuna vi ha mai baciato, condividete il video, noi ci vediamo ad un prossimo video, il prossimo dovrebbe essere comunque su Schopenhauer, e nel frattempo vi auguro una buona giornata.